2 sarà molto interessante, cioè, sicuramente. Sono entrambi personaggi che... Eccoli, sono partiti subito. Vivono di opportunismo. Cimomix contro Cimomix. Vediamo su... No, Cilomix. Cilomix. Ho letto male. Sì, sono due opportunisti infami. Una volta che inizia il loro advantage, esso non si ferma più. La differenza ovviamente è il neutral, ovvero il arrivare alla fase del esattamente. Però vedo che Tiger è molto spaventato. Si sta chiudendo. Oi, al... Oh, mamma. Subito arriva il Dare. Sul teleport arriva un altro. Prova ad intercettare il teleport. Niente. Vedi che già è iniziata la partita con un Cimolix che sa che Tiger, non avendo statisticamente almeno esperienza con Kirby, prova a opprimere subito. Cagati addosso, io sono in faccia a te e devi trovare subito la chiave di volta per risolvere questa situazione. Sì, infatti sto vedendo Cimo usare quel sap in neutral per fare pressure, che non è una cosa che Kirby normalmente fa, però evidentemente Tiger forse non ha mai idea di come contestare una cosa del genere. Infatti c'è un buon advantage di Cimo, la B che landa, purtroppo non prende il secondo hit, ha perso il pressure. Vedi che anche vediamo Cimo che si muove tanto a terra, cerca qualche salto, qualche antiere, però poi va col crouch, muoversi a terra, anche perché a terra è molto più veloce che in aria. Un altro da me a B, bella combo. Gli AB penso siano soprattutto per il proiettile che lancia la lama, certo, dopo, chiaramente. Perché è una minacciata distante, mentre uno vuole studiare come Tiger si comporta in situazioni di dover approcciare, e due anche per mandarlo in confusione, non tanto per ok normalmente non fare questa cosa e adesso cosa ci fai a riguardo, ma più in generale un sono su sono giù, non hai una vera zona sicura. Esattamente. È un po' il matchup check di Super Smash Bros. Brawl quando giochi con il tuo cuginetto che ha un anno più di te. Tu ne hai 7, lui ne ha 8. E lui ti sta continuando a fare up di Kirby mentre che tu sei che cazzo faccio così forte? Dash attack, non killa, Tane City è molto grande. Preso da centro stage, un teleport all'edge. L'advanced del milanese, bello il tilt. Sì. E Cimo si assicura la prima stack del set. Una cosa che mi sta piacendo tanto dell'advantage di Cimo, quando riesce a impostarlo bene, è che gestisce molto bene gli spazi. Chiude al corner e finché non si prende un reversal, che di solito ci mette un po' ad arrivare, sta lì. È e vero. Adesso vedi che sta pressando pure con 95 addosso. Mamma mia, bellissima conferma, 69 per Tiger. Sta dando nice. Un valore bel Trump, non killa. Vediamo il teleport giustamente, una mixa, una B non contestata ancora. Vediamo la direzione di Cimo, c'è un dash attack, un landing con dash attack, non lo prende Ner. Mamma mia, e... questo con una copertura veramente super ampia, sublime. Il corner control di Cimo è meraviglioso. Questo non credo sia kill. Non ancora. No, è leggero, ma non così. Guarda quanto valore ha avuto. Questa però sì. Alla buon'ora. Ottimo side B. L'extra credit di Cimo è valso 113%. Con un 5,5 con un personaggio leggero che adesso si trova di nuovo in situazione di corner, di nuovo pronto a prevenire. Quello non lo sapevo nemmeno io, Luca, non mi aspetto quello che fa tu frame, effettivamente. Cioè, più che tu frame, prende i... E dura tantissimo. La jungle, prenderà con Star Spot, ma prende comunque. Quindi è un brand davvero lo dico, sì. E killa, ottimo, punish. C'è uno stock gap gigante. Cioè, più che gigante, uno intero. La cosa più divertente è guardare i player dove abbiamo Cimo, il tipico marronzino milanese, giovane, e Tiger che ha l'aspetto di un trentenne che ha visto ogni singola cosa che poteva offrirgli il mondo. Sì, ha senso perché Tiger dopo tutto ha giocato Smash 4, è un vero veterano, cioè ho giocato appunto a Smash 4 ieri per quasi tutto il giorno, è stato tanto divertente. Becker, e questo è il salto, ottimo, cerca di prendere il primo, riprende il center stage. Mamma mia, qui è Cimo, c'è un advento e niente male, ha anche preso l'autoreticle. Ah, non riesce a trovare la panna. Qui c'è proprio un po' di inexperience da parte di Tiger, siamo per la matchup. Perché certe cose che sono veramente punish facili non è molto confidente nel tentarci. Vediamo i crouch di Cimo. Eccoli, in close quarter. Oh, ottima reazione. Perché appunto non abbiamo ancora visto un Kirby che va in close quarter tranquillo, come al solito. È il Trump Bay. Ottimo, ottimo primo tempo da parte di Cimo. B-stock. Convincimissimo. Vediamo, sì, un advantage super deciso da parte di Cimolix, ma allo stesso tempo un po' di inexperience purtroppo da parte di Tiger. Quindi dovrà cercare di tentare qualche punish in più, secondo me. Se vuole effettivamente fermare il tempo di Cimo e cercare delle punish più forti. È normale che Tiger si sia chiuso in questa situazione proprio perché Cimo sa del fatto che in questa venue credo sia l'unico Kirby. Salvo eccezioni rare. Non c'è tipo Fede 64. Non c'è, diciamo, non è genovese, vero? È livornese. Toscano. Okay. Però Cimo,
sa quanto è poco comune il suo matchup, sa che Tiger probabilmente se ne ha visto uno, l'ha visto su Smash 4 e si parla di due personaggi diversi, e sa che può permettersi di spingere. Sta passando direttamente da il midrange a il puro advantage, non si sta mai spingendo in CQC, che è normalmente la forza del personaggio, se me lo vale. Certo. Sì, Paolo di solito vuole, visto che Kirby è così stabby, così lento, Paolo probabilmente vuole giocare un game più di with punish, stare in midrange, sì, vedere cosa combina. Però appunto col crouch di Kirby, con i tilt molto forti. Esatto, non abbiamo ancora visto mezzo da un tilt. E questa è la cosa. Abbiamo visto. Esatto. Sì, cioè, Tiger non sta molto contestando il ground game di Kirby. Perché sta giocando questi aerei, anche autoscelli che ovviamente non colpiscono, perché Kirby è minuscolo. La spike non va. Comunque si sta ancora tenendo nella manica l'asso delle sue tilt assurde, perché certo, nel suo neutral le sta vedendo davvero poco. Sì, che comunque ricordiamo che Kirby con lo scorter era un personaggio veramente incredibile. Ha dei tilt stra safe, aerial stra safe, delle punish mostruose, fa tantissimo da un danno. Da un tilt è una mossa vergognosa. Trip e fallo un po'. Tilt è così forte, è così veloce, è così safe. Non ha senso. C'è una rifiuta di smash. Però adesso c'è un buon advantage da parte di Tiger in realtà, perché il 90% su Kirby vuol dire che può anche permettersi di giocarlo un pochino più lenta e magari cercare di capire come finire questi lì in neutral. È il momento di studiare per Tiger. Però questo frame sulla teleport non si studia nulla. Questo anche il matchup, perché è un down air che lingera, spike contro una teleport, è veramente tosto. Veramente tosto, soprattutto se come adesso Cino sa dove sta potendo. Esattamente. È pronto a coprirlo al momento corretto. Bravo Cino. Bravo e Cino. Vedi che all'improvviso quella 100% di lead che Tiger aveva un pizza time che comincia a fare sì, perché devi muoverti a togliere questo stock, perché come prima se no hai visto che ha giocato un counter sì, sulla B, purtroppo non è stato abbastanza veloce, però anche il reflector, lui ha un reflector che potrebbe tentare contro questa B. Mi sa che non è così lento, cioè è lentino il landing di B, ma non penso sia lento a tal punto da fargli mangiare il reflector. Certo, vuol dire che ha un proiettile che sta tornando verso di lui e che lo forza in una qualsiasi opzione difensiva o almeno un salto, che può essere utile per Tiger, ma non è scontato, non è detto che frutti tanto. Chiaro. E come dicevo prima, Tiger adesso ha bisogno di una grande entrata, perché eccola l'entrata. Bellissima. Notiamo anche che non abbiamo parlato del cambio di stage, perché questo l'ha scelto Tiger, e da Talent City siamo passati alla più stretta ma sempre Animal Crossing-esca Smashville. Smashville che, oltre ad essere sempre molto Animal Crossing-esca, è tra virgolette lo stage dove un'entrata e sei in advantage. Esattamente. E dopo Tiger vuole appuntare a questo, perché evidentemente non riesce a giocare with punish bene contro Kirby, non conosce il matchup. Ha detto: senti, almeno facciamo in modo che le mie entrate abbiano più significato. Secondo me è stata un po' una scommessa, perché vedi anche che prima l'advantage che è andato meglio è quello di Cimoli. Certo. Dunque hai al tutto per tutto, fai un neutral più rischioso dove devi cercare l'entrata. Buona reazione. Ok, finalmente Tiger riesce a mettere prova la smash, purtroppo non fa segni. È riuscito a whispanishare un smash, non me l'aspettavo. Comunque gli smash di Paolo laggano davvero tanto, sono molto forti ma hanno questo difetto. Mi sono dimenticato che fosse davvero mamma così mia, veloce, 49 con una combo. Ottima la reazione sull'air dodge, provo un altro downer da sotto, Tiger era pronto. Bravissimo Tiger, che evita, dopo se si è beccato il jumpscare. Autoretical che, allora, in questo matchup, i nail in certi matchup è veramente game changing, questo non credo sia uno di quelli. No, i nail se no, avere autoretical può essere comodo per Kirby, perché oltre al, come dicevamo, il proiettile di AB, Kirby normalmente non ha un tool per minacciare da distante. Certo, infatti può aiutarlo. Però appunto, giocando Samus io, se Kirby mi prende con i nail, il matchup è drasticamente più difficile. Vero, vero, perché lì ottiene cosa, il neutral migliore del gioco. Poi, con Ferro Smash ottiene uno dei prezzi migliori del gioco, e diciamo che Kirby non ha più bisogno di muoversi ed essere lento se ha Charchat. Però questo non credo sia uno di quei matchup. Comunque Autoreticle è un buon tool, gli dà più opzioni, ma non credo che sia game changing. Esatto, non è game changing, ma è di sicuro game plan changing, ti direi. Cimo può permettersi di giocare in maniera completamente diversa, esatto, sapendo che Autoreticle, perché comunque sono tre buoni proiettili, che sono tre, forse di più, sempre tre. Vabbè, sono un tot di proiettili. No, potrei aver detto qualcosa di davvero stupido. In caso, la gogna pubblica mi aspetterà davanti a casa mia. Sarà un piacere venire a salutarvi tutti, mentre mi coprite di mazzate che mi sono meritato. Finalmente. Allora, game 3. Rimaniamo sempre. Sai con che un mi momentum quasi che fa paura. Sì. Ti dico subito che
Ah, c'hai ragione tu. Sono tre. Esatto. Niente di ragazzi miei, ho cannato fortissimo, sono tre bollettine. Però come dicevamo prima, game plan changing, ma certo, non cambia troppo il matchup. Di sicuro non al punto che Cimolix vuole. Oh no. Aia. Okay. Oh, che è successo? Ha sbagliato. Ne ha fatto un altro forse? È riuscito a uscire dal doner, non ho visto bene cosa è successo. No, no, ne ha fatto uno e poi non ha preso il secondo. Capisco. Ahi, bello smash, peccato, ci stava l'idea. C'è anche da dire che contro l'autoletico il Palu non ha un reflector buono. Sì, perché è, un reflector è uno di quei reflector a trigger, capito? Che vengono colpiti e partono. Invece le robe tipo Fox, Wolf, che sono permanenti, lì è meno diverso. Bello il counter, che purtroppo è debolissimo, sta tanto. Purtroppo. No, a me va benissimo effettivamente. Che... Aia! Purtroppo per Tiger è debolissimo, perché la lead era buona e se era un Joker... Con se fosse stato No, sono albanese, ok, non, okay. Mi hai dato un'ottima ragione per odiarmi. Non è vero, signori di Fox Italia, non bannateci. E okay, di Twitch comunque molto viene adesso la situazione. Sono passati da un perché Cimolix sta prendendo le sue carte pian piano. Ho visto molta più tilt, ho visto conferma dagli aerei al bassi in F-Smash prima. Ah, oh, peccato, ha provato la Nair, conferma, è finito dietro di lui. Gran peccato, lascia attacco pulito, non è morto. Molto sorpreso il backer di Kirby, è veramente forte, con un tilt. Mi ha notato che non sarebbe andato giù. Mamma mia, Cibo iper aggressivo, questa è morte. Cosa? Non ha provato il backer? Back throw? Back throw? No, non penso che avrebbe ucciso. Ma come no? Con la rage così? 140 dopo... Oddio, forse, oddio, hai visto, eccolo lì, il crouch, ecco, sul dash attack, eccolo il matchup. Tra te il dash attack, up throw e giustamente muore. Sì. È vero, mi dimenticavo che Kirby ha una kill throw. Quindi oltretutto abbiamo anche confermato che giocare contro il crouch con dash attack non funziona. Sì. Il crouch è veramente un disastro per farlo prima da gestire. Mm. Ed è il motivo per cui questo matchup non è così facile per me. Sì, perché la... Oh, beh, era ottima. Oh. L'andamento è molto più di pari passo di sicuro, sì, rispetto abbiamo... agli altri due. Infatti stavo notando che abbiamo iniziato con un game 1 con Cimo che è iniziato molto convincente. Into game 2 con Tiger che con una buona lead purtroppo poi la perde. Into game 3 che è stra even comunque come situazione, perché partono con un danno simile, si killano relativamente alle stesse percentuali. Infatti adesso comunque stanno andando, cioè, l'andamento è pari, però vedo che la situazione è sotto il controllo di Cimo in gran parte. Ecco una punish, perdi, ottimo dash attack, prende l'advantage. Quanto riesce a trarci? Quanto non capisco se ormai Tiger non stia provando dei counter sulla puntiglia. Forse appunto non è confident, ha paura, con il matchup, sì, però Tiger sta giocando molto un advantage puro, non vuole overestendere, non vuole andare troppo in combo phase. Esattamente, no, sì. Purtroppo questo è un po' un matchup check, roll out, dash attack, non kill. Kirby prova un trump ma non funziona Kirby, Cimolix prova un trump. Up smash! Bello, ha letto il saltino. Purtroppo ogni tanto devi dire fuck it we ball e la rivolta è quella. Anche perché probabilmente non è che sarebbe morto se lo bloccava quella smash a 80. Non credo che Paolo possa realisticamente ucciderla, mentre ha fatto qualche lead assurda. Down air, prova un grab, cerca la lead con down air ancora. Down smash, peccato, ha preso l'innage. Ci ha provato a cringiarlo. Ma sai che per fortuna sa usare la letta sinistra del suo controller per girarla. Ok, si riprende il combo da Inel, che in teoria non è true, però funziona sempre per qualche motivo. Down air combo a per e 87, situazione molto disperata per Tiger, c'ha tanto danno, ci vuole una stock intera di vantaggio e rimane lì. Lui provato con l'Earth Smash, mamma mia, il dash attack hit. Abbiamo uno schifo sullo schermo. Ecco fatto, lo levato. Non lo so, una schifezza. E vediamo, scusate, andiamo a casting. Resta lì in crouch, lo vedi? Ma perché cosa può fare realisticamente Tiger? Questa morte. Non è vero, scherzavo. No, no. Potrebbe provare un dash in da un tilt, ma quanto è di una lentezza. Quanto è bello l'autoretico di Kirby, però. È adorabile. No. Anche perché, appunto, lo è. Questa è... Ha fatto crouch, non throw. Molto curioso. Io mi ricordo che ormai tempo fa. Morto. Perché sarà quando hanno nerfato Palu per la prima volta. Una cosa che ci dicevamo era. Cioè. Molto spesso dicevano, ma adesso l'hanno ucciso il grab, il ground game, non ha manco più la grab assurda. Oh. E ciò che dissi io, forse qualcun altro, in caso ero molto d'accordo, attenzione perché questo potrebbe essere la fine. Non è kill, no. non ha rage, vero. Non ha rage, smash era abbastanza alta, quindi comunque non l'ho preso. Guarda che tossico il nostro Cimo. E se la ride, guarda bene quello sguardo da infame. Try to get body. Finirà come le clip, taunt into try to get bodied, prova, non vediamo un domenicino, e Nair kill. Col kill screen più felice della storia. Era così contento. Cimolix dà la mano a Tiger, che...
C'è un Nextrix selvaggio che sta facendo la